Buongiorno e benvenuti al mio canale. In un commento mi è stato chiesto come si fa a ridurre le dimensioni di un file video con Shotcut, fermo restando che la qualità deve rimanere la stessa. Ovviamente qualcosa si può fare, vediamo quello che si può fare. Partiamo da un video di test. Ho preparato questo video che è un video che ha anche un audio. Adesso il mouse proprietà, dettagli. Come vedete è un video di 1920x1080 pixel, con 30 fotogrammi per secondo e la sua pesantezza è di 16,3 MB. Si può vedere anche da qui che è 16,3 MB. La prima cosa che si può fare e cosa si può fare è che i 30 fotogrammi per secondo sono anche eccessivi perché un occhio umano non distingue la differenza tra 30 fotogrammi per secondo e 24 fotogrammi per secondo, nel senso che la fluidità è la stessa. Naturalmente, perché si sceglie questi 30 fotogrammi per secondo, 60 fotogrammi per secondo, anche di più? Perché se si ha la necessità di fare degli slow motion, dei rallentamenti del video, è chiaro che se si fa un rallentamento di 3 volte con 60 fotogrammi per secondo, si passa a 20 fotogrammi per secondo e quindi rimane sempre una certa continuità del video. Se invece chiaramente il video è a 24 fotogrammi per secondo, se si rallenta di 3 volte diventa 8 fotogrammi per secondo, quindi praticamente diventa un video tipo quello dei fratelli Lumière, praticamente. Però possiamo, per esempio, utilizzare 20 fotogrammi per secondo, si va su impostazioni, modalità video e si sceglie 24 fotogrammi per secondo, si trascina il video qui che è di 30, che è anche l'audio, si trascina il video nella timeline, così, e adesso lo esportiamo con le impostazioni predefinite. Con 24 fotogrammi per secondo, sia su avanzato, infatti si vede 24 fotogrammi per secondo, stessa risoluzione e stesso formato MP4, stesso codec H264. Andiamo su esporta file, lo chiamiamo 1 perché è la prima operazione che facciamo, magari le enumeriamo per vedere i risultati poi successivamente. Andiamo su salva e attendiamo l'esportazione per vedere quanto abbiamo guadagnato e se abbiamo guadagnato, probabilmente qualcosa abbiamo guadagnato. Passando da 30 fotogrammi per secondo a 24 fotogrammi per secondo, all'inizio era 16,3 MB, vediamo adesso a quanto è stata ridotta. Ecco qua, siamo passati da 16,3 a 15,6, quindi il miglioramento in fattore di peso non è che sia consistente. Vediamo se si può agire sull'audio, naturalmente diminuendo le prestazioni dell'audio. Quindi andiamo su audio. Si può passare per esempio con la frequenza di campionamento, passare per esempio a 32.000, il bitrate si può passare a 96 e vediamo se e che miglioramento otteniamo. Andiamo su esporta file, chiamiamolo 2 stavolta, andiamo su salva e attendiamo per vedere la dimensione di questo nuovo file. Ecco qua, 14,6, quindi praticamente diminuito di un solo megabyte, quindi il risultato non è stato importante, quindi riportiamolo alla situazione iniziale, cioè 48.000, e qui il bitrate era di 384, mi sembra. E adesso vediamo invece altri sistemi, secondo me più efficienti per diminuire il peso. Vale a dire, il primo sistema è quello di utilizzare il formato WebM. Il problema è che questo formato non viene supportato da tutti. Per esempio, non so, sicuramente da YouTube viene supportato, ma non so, magari in altri social se viene acquisito un video con questo formato. Se io vado su WebM qui, ecco qua, automaticamente vengono modificate tutte le impostazioni, vado su codec, vedete c'è un codec diverso, qui c'è un audio anche diverso, automaticamente vengono modificate tutte le impostazioni di codec audio e video e andiamo a vedere il risultato, si va a esporta file, stavolta lo chiamiamo 3, andiamo su salva, vedete il codec audio di WebM è Vorbis, non è più AC come nel caso di MP4. Ecco qua, è terminato. Andiamo a vedere la pesantezza. Ecco qua, la pesantezza è di 8,42. Guardate, quindi dall'inizio, che era 16, siamo passati ad 8,42, quindi una diminuzione notevole di peso. Quindi questo è un formato da tenere in considerazione. Si può anche andare per vedere se c'è grande differenza con il video iniziale. Innanzitutto facciamo andare il video iniziale. In un'epoca di grande fermento culturale e artistico, Firenze brulica di tensioni nascoste tra i suoi palazzi medicei. Vediamo adesso il video in WebM. In un'epoca di grande fermento culturale e artistico, Firenze brulica di tensioni nascoste tra i suoi palazzi medicei. Io non vedo differenze, quindi questo formato WebM è da tenere in considerazione.
Facciamo un'altra prova, andiamo sempre sul predefinito, ma stavolta cambiamo solo il codec, lasciamo tutto uguale, ma cambiamo il codec video, invece del codec H264 scegliamo il codec H265, questo, ecco qua, lo chiamiamo stavolta esporta file, lo chiamiamo 4, andiamo su salva per vedere se con il codec H265 si diminuisce il peso rispetto a quello iniziale oppure no. Lasciando tutto invariato per il resto, naturalmente, con il codec H265 siamo passati, questo è 15,5 MB, mentre praticamente quello che abbiamo utilizzato era 15,6 MB, perché questo era già stato trasformato in un video con un frame rate di 24 fotogrammi per secondo, quindi praticamente abbiamo diminuito soltanto di 0,1 MB, quindi assolutamente irrilevante. Facciamo adesso l'ultimo test, credo sia l'ultimo, e scegliamo il formato HEVC, che è quello che verrà utilizzato anche nelle televisioni già da adesso praticamente. È un formato molto promettente, si può utilizzare anche la parola inglese HEVC, si seleziona questo formato, automaticamente nel momento in cui io lo seleziono vengono cambiati tutti i codec. Il codec che vedete rimane 265 H265, però l'audio rimane AAC e quindi vengono modificati automaticamente tutti questi dati e il formato naturalmente rimane MP4. Si va su esporta file e stavolta lo chiamiamo 5, andiamo su salva e attendiamo l'esportazione del video in HEVC. E adesso vediamo quanto si migliora come peso rispetto al peso iniziale. Ecco qua, terminata l'esportazione, questo è in formato AEVC che è 7,54 e guardate, rispetto a quello a 24 fotogrammi per secondo che era 15, siamo passati a 7, quindi praticamente si è ridotto della metà. Quindi il formato migliore per minimizzare il peso dei video è stato questo, AEVC. Vediamo il risultato. In un'epoca di grande fermento culturale e artistico, Firenze brulica di tensioni nascoste tra i suoi palazzi medicei. Il risultato naturalmente è assolutamente identico a quello del video iniziale e questo era da mettere in conto. Ovviamente, ripeto, per diminuire la dimensione, se io metto per esempio predefinito qua e qui cambio la risoluzione, magari da 1920 ne metto una più piccola, andando qua sull'impostazione, adesso non lo posso fare perché non si può cambiare risoluzione nel momento in cui il progetto è già iniziato, ma lo faccio all'inizio, questo può magari la metà. E allora chiaramente il peso sarà decisamente minore. Ma a parità di qualità del video, il formato migliore è sempre l'MP4 per minimizzare la pesantezza, è meglio scegliere appunto questo formato qua, HEVC HEVC, che è quello che dà il risultato migliore. C'è da dire che il formato HEVC esporta i video in MP4, quindi il formato che è universalmente supportato da tutti, quindi non ci dovrebbero essere problemi di compatibilità a esportare i video con questo formato e non solo, si avranno quindi dei video che saranno sostanzialmente la metà come peso di quelli che si avrebbero se avessimo esportato il video con MP4 predefinito, cioè con i codec predefiniti per MP4. E questo è tutto, alla prossima volta.